Tutti noi viviamo dei momenti difficili nella nostra vita in cui si fa notte e quel buio scende nel cuore. Non abbiamo neanche più le risposte, abbiamo solo il silenzio. Eppure in quei momenti a volte tocchiamo così il nostro fondo e diventa il punto di risalita per una nuova rinascita. Siamo fatti per amare. Maria di Magdala si recò al sepolcro quando era ancora buio. Buio nel cielo, ma buio anche nel cuore. Gesù aveva liberato questa donna da 7 demoni, cioè la totalità del male. E allora vorrei chiedere a te, Tommaso, qual è il male da cui tu sei stato liberato? Sì, la mia è una storia tanto comune, diciamo. Io vengo da Capri. È un'isola, insomma, abbastanza famosa, dove la società attorno a me mi dava tanti messaggi che se volevo essere felice dovevo vivere d'immagine. A un certo punto della mia vita ho incontrato la droga. Mi sentivo realizzato perché avevo un buon lavoro. Lavoravo in uno dei migliori ristoranti di Capri. Ho lavorato a New York, a Miami, in America, nei ristoranti buoni. Ho vissuto in Brasile, in Thailandia. Ho fatto tanti tipi di esperienze, sempre con questa forza che mi dava la sostanza, no? Che mi faceva sentire un po' Dio, che non avevo paura di niente e di nessuno. Quando hai capito di aver toccato il fondo? Beh, a un certo punto non mi sono ritrovato più niente, anzi mi sono ritrovato schiavo. Schiavo di tutto quello che io ritenevo che era la mia felicità. Quindi piano piano ho cominciato a desiderare la morte, perché attorno a me non vedevo altra soluzione. Era troppo forte il male che c'era dentro di me. Ho cercato di farla finita, perché ritenevo che l'unico modo per trovare la pace, l'unico modo per liberarmi da questa schiavitù era quella di morire. Ho provato delle volte con l'overdose, ovviamente. Il mio modo di uccidermi era quello con la droga. E proprio nel momento più buio della mia vita, mia madre mi propose di accompagnarla a fare uno dei suoi tanti pellegrinaggi presso un santuario mariano. Io ci sono andato più per farla contenta e lì a un certo punto mi sono trovato la statua di Maria e istintivamente mi sono inginocchiato, mi sono buttato a terra e ho gridato con tutte le forze che c'erano dentro di me, anche per tutta la rabbia che c'era dentro di me, per una vita che non avevo mai vissuto e per una vita che non ho mai capito fondamentalmente. E ho detto: cacchio, ma se ci esiste qualcosa, scendi da lassù e fammi vedere, dammi la possibilità anche a me di vivere una vita normale, non ti chiedo altro che vivere, non voglio morire. Quindi in quel momento là è stata anche la prima volta che ho alzato gli occhi al cielo e che mi sono dato la possibilità che forse esistesse un qualcosa di più. Da lì allora è iniziata la tua rinascita. Sì. E cosa è successo? Poi dopo il combattimento è stato forte, perché c'era un male di abitudine di vita che c'era dentro di me che non mi voleva lasciare, però anche una bellezza che ho incontrato a un certo punto. Nel ritornare a casa ci sono state delle testimonianze di una ragazza in particolare che si chiamava Lucia, che io ho visto un po' per caso, e questa ragazza racconta la sua storia, una storia fatta di dolore, di morte, di perdita, perché aveva perso un figlio, dopo subito ha perso la mamma, però questa ragazza racconta la sua storia con una luce negli occhi, con una pace, con una gioia, che in quel momento là io ho riprovato le stesse cose che ho provato in quel santuario. Entrando in comunità, a New Horizonti ho fatto un'esperienza fortissima di un amore che mi ha accolto così com'era, perché non mi sono sentito giudicato. E quindi ho anche capito che non solo Gesù mi voleva salvare dalla droga, ma mi voleva dare tanto di più, mi voleva dare proprio una vita nuova. E quindi ho deciso di dare la mia vita, insomma, no? A questa chiamata che mi è stata fatta. Ed oggi gestisco questo centro, che è il centro di Piglio, dove accolgo tanti ragazzi che come me vengono dalla strada con la morte nel cuore, dove hanno bisogno di sentirsi accorti, così come ho avuto bisogno io. Il carisma della comunità Nuovi Orizzonti è la gioia della resurrezione, con una particolare attenzione al mistero della discesa agli inferi. Cosa ti ha spinto, Chiara, ad andare negli inferi di tanti ragazzi? Mi ha spinto proprio questa scoperta dell'amore immenso e personale di Dio per ciascuno di noi e di come Lui ci ha amato fino al punto da prendere su di sé il nostro grido, le nostre ferite, la nostra notte, la nostra morte, e ci ha donato la resurrezione. Scoprire in Lui la via
per la gioia della risurrezione, mi ha portato proprio a cercare i ragazzi più disperati, che per me è significato andare di notte alla stazione di allora, che veramente in certi sottopassaggi ti sembrava di entrare e toccare con mano l'inferno. Io li trovavo un popolo distrutto e mi sono detta: ma io cosa posso fare per questi ragazzi? E la risposta per me è stata: l'amore ha vinto la morte, quindi l'amore è più forte, posso portare un po' di amore. Ho visto che questo amore opera miracoli, perché è suo amore. C'è un episodio in particolare che ha nel cuore? Sì, un venerdì santo, il primo venerdì santo che andavo alla stazione Termini, ho incontrato Michela, che veniva da una storia di prostituzione. Lei mi ha abbracciato con questi boccoli d'oro, che erano però pieni di fango perché era caduta, e mi ha guardato proprio dicendomi: portami via da questo inferno. Ecco, per me è stato quell'abbraccio di Gesù crocifisso vivo, e sentire in lei quel grido: ho sete del tuo amore, fai qualcosa per me. E sentire che ero a Roma, centro della cristianità, e non avevo un luogo dove portarla. Allora lì per me è nata proprio questa idea di una comunità dove vivere con i miei nuovi fratelli che incontravo in strada, e provare insieme a vivere questa via della gioia e della resurrezione che Cristo ci ha regalato. Quindi, provando a vivere insieme il Vangelo, ho sperimentato questa resurrezione per tanti di loro. Dai primi incontri in strada, alla stazione Termini degli anni 90 ad oggi, quali sono i nuovi inferi a cui si dà una risposta? Sì, oggi con più di 500.000 ragazzi che sono passati dall'inferno alla resurrezione, si cerca di andare nelle scuole, nelle strade, nelle piazze, nelle spiagge, proprio per metterci insieme in ascolto di questo grido. E ci accorgiamo purtroppo che l'80% dei ragazzi che incontriamo anche nella scuola media del quartiere IN vive queste situazioni di grave disagio che caratterizzano il mondo giovanile oggi, che è dall'uso all'abuso delle sostanze di tipo più vario. Ci sono queste nuove droghe che ti bruciano il cervello, all'anoressia, alla bulimia, alle famiglie distrutte, abusi nella sessualità. Ci sono queste nuove dipendenze dei social, ogni tipo di dipendenza. E c'è una grande sete d'amore. Quello che ogni giorno ci arriva da questi ragazzi è proprio un grido, no? Ed è lo stesso grido che ho incontrato, ho ascoltato in strada: ho sete di amore, perché non mi sento amato, ma vivo l'usa e getta in ogni tipo di relazione. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love. Nel mistero del Sabato Santo, Gesù scende negli inferi per strappare dalla morte tutti coloro che erano in attesa di quel momento. Joilson, tu quali inferi hai vissuto nella tua vita? In Brasile i bambini giocano in strada. In quella strada ho conosciuto la droga, che poi alla fine sono stato sempre più dipendente, ma pure perché ho sofferto un abuso quando piccolo, e poi sono stato inquinato alla pornografia, e sempre cercavo questa ricerca di un amore che per me era il potere per dimenticare tutto quello dolore che quando bambino ho sofferto. E quindi cercavo questa forza in avere una pistola dentro la tasca, in rapinare, in fare tutte queste cose che per me mi rendevano grandi, mi rendevano forti, per nascondere quello dolore che esisteva lì dentro al mio cuore. Finché ho conosciuto Nuovi Orizzonti, attraverso da mia madre, che ha conosciuto un'amica, e che mi hanno portato in comunità. E lì ho avuto la prima esperienza d'amore. Dei ragazzi che erano come me mi hanno abbracciato, però quell'abbraccio è stato strano, perché ho sentito proprio dentro al cuore. Mi sento oggi un uomo realizzato, un uomo felice, che ho visto proprio la mia vita rinascere. Grazie Joilson, grazie di cuore a tutti voi, grazie ragazzi, io mi sono veramente commosso innanzitutto, e poi ho rivissuto quello che ho vissuto la prima volta venendo qui, vedendo questa gioia negli occhi di tante storie, tante persone, tante vite diverse. Una gioia che ha fatto sperare anche me, anch'io avrei potuto viverla. E allora vorrei chiedere a te, Chiara, qual è il segreto della gioia? Il segreto della gioia ce l'ha regalato Gesù, e nel Vangelo Giovanni 15:9 c'è questa bellissima frase: rimanete nel mio amore, se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore. Vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io vi ho amato. Per me il miracolo più grande è sperimentare questa gioia nel cuore, nonostante raccolgo ogni giorno storie di disperazione, e vedere che tanti ragazzi che bussano alle porte del mio cuore con la morte nell'anima diventano a loro volta testimoni di questa gioia.
Grazie Chiara, anche perché questa è proprio la sintesi del Vangelo di domani, dove abbiamo i discepoli che corrono in fretta verso il sepolcro. E mi auguro che tutti possano fare questa esperienza, di poter dire e vide e credette, e rinasca la gioia nei cuori di tutti. If you saw the